Il 23 gennaio prossimo il Consiglio Comunale di Venezia è chiamato a deliberare sul PAT. Sarebbe il piano di assetto del territorio, sembra più un piano di assassinio del territorio o di allagamento, perché le scelte principali di questo PAT sono veramente contro il territorio. La principale è quella di fare una nuova Mestre a nord di Mestre, a nord di Tessera. Era il vecchio progetto di De Michelis, quello dell'Expo, è diventato il quadrante Tessera. 105 ettari, cioè una volta e mezzo del famoso Veneto City, che è 65 ettari, tutti quanti di speculazione edilizia, perché sono terreni comprati a prezzi agricoli dalla società dell'aeroporto, la Save di Marchi, e adesso con questo PAT, se viene votato, il valore di questi appezzamenti aumenta da 15 a 20 volte. Insomma, non servono le tangenti, basta una buona variante urbanistica, un buon PAT per fare i soldi. La bugia principale la sta dicendo l'assessore Micelli del Comune di Venezia, che continua a dire, l'ha detto 70 volte in 70 dibattiti, che questo è un PAT senza aumento dell'occupazione del suolo. Dice nelle premesse, è scritto, lui lo dice ma l'ho anche scritto, dice che è un patto ecologico questo qui, perché non si costruisce più fuori della città, ma si va solo dentro la città. Cioè, più clamorosa bugia di questa, due bugie una dietro l'altra, si va fuori della città, perché Tessera è in mezzo alla campagna. E la seconda bugia è, ma quale risparmio di territorio? 105 ettari, sono 105 ettari, tra l'altro fuori legge, perché la legge regionale permetterebbe al massimo per un patto come quello di Venezia rispetto al terreno agricolo di fare 60 ettari, ne fanno 105, fuori legge anche su questo. Vedremo la regione se avrà il coraggio e se il comune prima deciderà proprio così di segnalare che siamo fuori legge. Tutto il futuro di Mestre, di Venezia è l'aeroporto, tutto lì. Si porta lì il tram, invece di andare all'ospedale, invece di andare sulla via Milanese, invece di servire la popolazione, invece di prima priorità delle priorità andare all'aeroporto, cioè fare 6 km in mezzo alla campagna da Favaro all'aeroporto. Per chi? Chi è che deve prendere il tram? Quanti sono i cittadini di Mestre che devono prendere il tram per andare all'aeroporto? C'è un bus attualmente che funziona benissimo, non c'è nessun bisogno di portare il tram con spese enormi che poi paghiamo noi. La seconda cosa pazzesca è la sublagunare. È talmente pazzesca che non hanno avuto il coraggio di scriverla, scrivono linea di forza. C'è un bel segnaccio che collega l'aeroporto, sempre lui, sempre Marchi, a Venezia, alle fondamenta di Canaletto. Bene, quella linea di forza non hanno avuto il coraggio di dirlo, ma è la sublagunare, perché altrimenti basterebbe fare un po' di motonavi in più e non ci vuole un PAT per mettere in funzione un paio di quelle motonavi che sono sempre andate su e giù, per esempio da San Marco a Lido. E quello funziona benissimo e ci mette lo stesso tempo, identico tempo, ma lo scasso ambientale di una sublagunare è pazzesco, il pericolo è pazzesco, i vigili del fuoco l'hanno detto, questa sublagunare così non si può fare, dovete raddoppiarla, due canne, due buchi, il che vuol dire doppio costo, chi paga? Sempre noi, perché il capofila della sublagunare, guardate un po', è la CTV, cioè il Comune di Venezia, questi signori dicono che non hanno soldi e poi li buttano via per fare un favore a qualcuno. Chissà se sarà la ditta Mantovani, quella solita che prenderà l'appalto, chissà, ma insomma ci sarà sempre una di queste ditte famose, la Mantelli eccetera, che prenderanno gli appalti e poi. Persino gli albergatori hanno detto che la sublagunare non serve. E poi la TAV arriva da Milano e da Torino arriva a Venezia, benissimo. Dove vogliono fare la stazione? All'aeroporto, cioè non per i veneziani, non per i mestrini, non nella città, ai margini della città, perché si sa che la TAV non deve arrivare al centro e quindi, come si sa benissimo, dove oggi ci sono i due passaggi a livello della Gazzera, lì dove c'è la possibilità di fare, no, all'aeroporto anche quella, e per arrivarci cosa fanno? 9 chilometri di galleria sotto Mestre, una spesa paurosa, un impatto ambientale pauroso, e ci dicono bugia, altra bugia, ma era obbligatorio, è l'unica scelta possibile. Poi ci accorgiamo invece che le carte dove poteva scegliere il comune sono tre linee, una linea esterna sull'autostrada, una linea esterna parallela alla ferrovia, che è quella che proponiamo noi, e invece questa terza, quella che va all'aeroporto, per fare un favore a chi? Forse a Marchi o forse a chi? Ma
ma di chi sono quei terreni che sono stati comprati? C'entra Marchi solo o c'entrano anche altri suoi amici? I terreni di Tessera, attorno a cui ci stanno in questo momento girando già i compratori. Avete visto i soldi che arrivano dalla Russia? Stanno arrivando. L'affare è pronto, ma ci dicono presto, presto, i soldi arrivano, ma voi dovete approvare il PAT. Noi siamo qui per dire, vogliamo la verità. State facendo il bene della città, il bene comune, o state facendo gli interessi di qualche d'un altro? Ma c'è uno scasso anche a Venezia centro storico, c'è il problema delle grandi navi, c'è il problema dell'invivibilità delle acque di Venezia. E di questo il patto non parla, guarda caso. Siccome i problemi da risolvere sono altri, sono quelli della speculazione, i problemi veri, per esempio, che le navi non passino in mezzo al canale di San Marco e della Giudecca, di questo il patto non parla. Parla di Tessera, non parla quasi di Marghera. Loro dicono che sono a favore della ripresa di Marghera, ma i soldi li vogliono buttare tutti là, quando i soldi sono pochi, signori, vanno a finire da una parte e Marghera sarà lasciata marcire. Altro che, i sindacati non hanno capito ancora niente. Poi chiediamo alle associazioni degli artigiani, dei commercianti, dei contadini, come mai siete contro Veneto City e non siete contro Tessera City, che è doppiamente un disastro ambientale? Come mai, lo ripeto, come mai, che ci rispondano questi signori? Ogni consigliere comunale è libero davanti alla sua coscienza, e qualcuno l'ha già cominciato a dire, di non obbedire agli ordini di scuderia, agli ordini di partito. Questo PAT nasce, come dicevo, dal vecchio De Michelis con l'Expo, il famoso quadrante di Tessera che una volta lo chiamavano il magnete, ed è la stessa cosa, e è andato avanti poi attraverso Cacciari, che la sua legislatura voleva chiuderla facendo questa variante sul quadrante di Tessera. Non ci è riuscito perché era totalmente illegale. Mi ricordo che quando, come questo istituto, abbiamo fatto le nostre osservazioni, Massimo Cacciari ci impediva addirittura di parlare in commissione, dicendo lo sappiamo, queste cose le sappiamo, ci cioè, scalpitava in maniera invereconda. E l'accordo era con Galan, cioè l'asse era De Michelis, Cacciari, Galan. De Michelis, lasciamo pace all'anima sua, ma Cacciari e Galan sono ancora dietro alle nostre spalle, stanno ancora dietro a Dalla Tor. Galan è il grande padrino di Dalla Tor, vicepresidente della provincia, colui che sta portando avanti questo parte in provincia, che Micelli è dietro a Cacciari, Cacciari è dietro a Micelli e anche ad Orsoni, perché mi sembra che Orsoni fino adesso si sia comportato in questo caso un po' come quel ventriloquo, insomma parlava lui ma in realtà parlava un altro. Dov'è l'assessore Ghetti, ambientalista, ex rettore di Camposca? È finita, in silenzio. Che venga quell'altro ambientalista di cui non mi ricordo il nome, che c'è in giunta, che dice di essere ambientalista, non lo so. E poi che vengano altri ancora assessori, che sono persone per bene, pulite, e dicano la loro, Ferrazzi, la Tiziana Agostini, ma cosa fate? Dove siete? Siete diventati tutti degli struzzi, tutti con la testa sotto la sabbia, non le sapete queste cose, o le dite sottovoce, solo fra gli amici, o vi vergognate. Ecco, e poi tanti consiglieri comunali. Il consigliere Molina sa benissimo queste cose. All'inizio ha votato a favore del quadrante di Tessera 3 anni fa e poi ha fatto pubblica autocritica. L'ha fatta proprio al Future Center, a un dibattito dove c'era l'Avanzan Marchini. I vari consiglieri che sono dell'Italia di Valori adesso, che non vogliono lo spreco dei soldi, perché non dicono chi hanno? Devono stare in giunta, allora per forza devono votare a favore di questa speculazione, oppure possono cominciare a far cambiare le cose? Qual è la loro differenza? E tutti gli altri del Partito Democratico che sono puliti, come Nico Ticozzi, per esempio. Nico Ticozzi, perché non ha ancora aperto bocca? Come mai? Perché tutta sta gente tace, in silenzio, sorride, ti guarda e sorride. Non è che noi siamo contro il patto, ma contro questo patto. Il patto è un piano urbanistico, bisogna farlo in favore della popolazione, bisogna farlo in maniera tale che la città, in questo momento si sta rivoltando sulla tomba, chi parlava di Mestre Bella. Il prosindaco Zorzetto diceva Mestre Bella, ma vediamo cosa sta succedendo a Umberto I, cosa hanno fatto qui a Pio X, cosa vogliono fare addirittura dentro il parco di San Giuliano, altro che Mestre Bella. E 10 grattacieli attorno alla stazione di Mestre, quello schifo di stazione che c'è, che non c'è la possibilità neanche di fermarsi per far scendere uno per andare in treno, e vogliono farci 10 grattacieli lì attorno.